Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, Pietro, Giovanni e Giacomo scesero dal monte. E arrivando per presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, gli grigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. Gesù interrogò il padre: Da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo. Aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro, dicendogli: Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Parola del Signore. Rimaniamo in silenzio, in preghiera, ricordando le parole che il Signore ci ha appena detto.
Sia lodato Gesù Cristo. L'Eucaristia è, come dice lo stesso codice di diritto canonico, azione di Cristo e della Chiesa, ma in Cristo è opera della Trinità. Attraverso la Santa Messa, la Trinità ci vuole far partecipare nella maniera più perfetta alla sua vita. Vedete, quando noi pensiamo alla consacrazione eucaristica, rendiamoci conto che lì la Trinità sta agendo, trasforma Dio infinito, la Trinità trasforma quel pane e quel vino in Cristo, perché appunto trasforma il pane e il vino in Cristo e vuole trasformare anche noi, ecco, in Cristo. E in Cristo ci vuole far partecipare alla sua vita divina. Pensate che cosa, ma non soltanto vuole far partecipare noi, vuole far partecipare il mondo alla vita divina. Dobbiamo avere fede nella nostra vita spirituale, cari fratelli, dobbiamo avere fede. Ogni messa ha un valore infinito, ma io esco, vedo che tutto è uguale come prima. Ti sembra? Come quando magari uno magari, ecco, prega, fa quello che vuole il Signore e vede che le cose non vanno secondo il suo modo di pensare. No, non dobbiamo fare andare le cose secondo il nostro modo di pensare, dobbiamo far andare le cose secondo il modo di pensare di Dio. E dobbiamo credere a quello che dice il Signore, cari fratelli. Dobbiamo credere. Le cose, vedete, quando noi le facciamo secondo la volontà di Dio, cari fratelli, quando noi preghiamo secondo la volontà di Dio, Dio passa attraverso di noi, opera, cari fratelli. Quindi rendiamoci conto di questo. Rendiamoci conto della grandezza del mistero che stiamo vivendo, perché il pericolo è questo, che noi vogliamo vedere. Cioè, ma io dico la messa dovrebbe cambiare, tutto il mondo si deve convertire. Se io esco e trovo il mondo che non si è convertito, allora vuol dire che o il Signore non esiste, oppure vuol dire che, appunto, queste cose sono sciocchezze. E così la stessa cosa capita anche tante volte nella preghiera. Ma come, ho pregato per quella persona che doveva guarire, non è guarita. E allora o il Signore non esiste, oppure quello che voi dite, la preghiera, non è appunto la preghiera che io faccio, è la preghiera di Cristo, e così via. No, cari fratelli, attenzione bene, perché il Signore ci ha messo in una prova in questo mondo. Dall'altra parte poi vedrete la potenza di Dio. I santi la vedevano, ma in questo mondo anche i santi vedevano la potenza di Dio. Nella vita dei santi, cari fratelli, il Signore faceva cose straordinarie, ma dobbiamo diventare santi. Noi vorremmo essere santi, appunto, però evitando la croce, evitando la strada stretta. La strada è stretta per tutti, cari fratelli, La strada è stretta. E la strada richiede grande fede, grande fede. Ripeto, ogni messa ha un valore infinito per la salvezza del mondo. Basterebbe questa messa che stiamo dicendo oggi per la santificazione di tutti gli uomini di tutti i tempi. Pensate un po' che grandezza, cari fratelli. Quindi anche per la santificazione degli uomini del nostro tempo. E la messa, vedete, questo lo dobbiamo dire oggi in particolare, dopo aver letto questo Vangelo. La messa è la potenza più grande, l'azione più forte anche contro il demonio. Vedete che il Vangelo di oggi ci parla, innanzitutto ci parla di un giovane posseduto. Cioè, attenzione bene, perché la possessione diabolica non riguarda soltanto gli adulti, può riguardare anche i ragazzi. Vedete qua, questo era un giovane. Ed era posseduto dal demonio. È inutile che stiamo a fare. Magari sì, voi potreste trovare anche qualche sacerdote che dice: no, ma questo era malato di epilessia. Ma è strano che proprio mentre Gesù fa la preghiera, questo sì,
Avete visto che cosa succede? Grida, si scuote proprio in quel momento. Gli è presa la crisi epilettica di fronte a Cristo Signore. E proprio quando Gesù gli dice: Spirito muto e sordo, io ti ordino. Chissà perché Gesù dice: Io ti ordino. Gli poteva dire: Sii guarito, come ha detto altre persone. Perché? Che quella è una persona posseduta, era un bambino posseduto. E questa è la realtà, cari fratelli. La possessione diabolica può riguardare i grandi e i bambini, questo sappiatelo bene, perché, come ho detto, potreste trovare anche sacerdoti che dicono: No, ma questa è una malattia. Non è una malattia, non è una malattia. Leggevo proprio oggi quello che diceva un cardinale che è morto, che però diceva le cose appunto molto chiare a questo riguardo. Diceva: ci sono quelli che pensano che sono malattie. No, la possessione diabolica non è una malattia vera e propria. La possessione è una possessione nella quale è il demonio che agisce nella persona, sul corpo di quella persona. Cioè, vedete come dice qua, lo ha buttato più volte nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Perché? Perché quando il demonio prende il corpo di una persona, quando una persona è posseduta dal diavolo, quella persona non è che fa quello che lei vuole, perché il corpo è in mano a Satana, quindi il demonio, per permissione di Dio, può fargli fare tante cose sbagliate, quindi lo può buttare nell'acqua, nel fuoco, per permissione di Dio, però attenzione bene, però la persona non gestisce più il corpo, però l'anima è sempre della persona, La volontà è sempre della persona, però l'anima non riesce più a gestire il corpo è gestito dal demonio, è mosso dal demonio, perciò si chiama di possessione diabolica, ciò si chiama possessione diabolica, perché il corpo è posseduto dal diavolo, quindi il demonio fa quello che vuole in certo modo di quel corpo, però non è che fa in tutto e per tutto quello che vuole, perché il demonio è sempre sottomesso a Dio, è sempre Dio che permette queste cose. Uno dice: ma perché Dio permette che quel bambino sia posseduto? Già questo Vangelo ce lo dice. Dio permette il male per un maggior bene, sappiatelo sempre, permette la possessione perché? Per un maggior bene, per la santificazione di quella persona che in quelle situazioni, cari fratelli, si trova situazione di grande umiliazione e non sa che cosa succede. Appunto, a volte queste persone anche sono vigili, vedono che il loro corpo è mosso da un altro, quindi vedono quello che fanno, altre volte non lo vedono, non se ne rendono conto. Ma la possessione diabolica è permessa da Dio per la santificazione della persona stessa, quindi per la santificazione di questo bambino, ma anche in questo caso, quando sono particolarmente i bambini che sono colpiti, lo permette per la santificazione anche dei genitori. Vedete che cosa succede? Che il padre dice: Credo, aiuta la mia incredulità. Vedete, tutta questa situazione si è creata e il padre porta il bambino da Gesù e poi arriva a credere. Arriva a credere, quella sofferenza, vedete che il Signore permette la sofferenza in questo mondo perché? Perché attraverso la sofferenza Lui vuole portarci proprio a Cristo, ci vuole portare a credere, ci vuole portare alla conversione. Quanta gente anche che si trova ad avere figli, nipoti posseduti, poi si converte. Perché? Perché portandoli dall'esorcista, portandoli agli incontri di preghiera, vedono che il demonio c'è veramente, altro che storielle, altro che non esiste il demonio. Quanta gente che diceva non esiste il demonio, poi quando va in questi incontri di preghiera si prende una paura colossale. Ma come? Il demonio non c'era e ti sei impaurito vedendo quello che succedeva, perché si rendono conto che non sono cose umane. Tante volte quando vanno a questi incontri di preghiera, di liberazione, quando vanno a portare magari i parenti per l'esorcismo, si rendono conto che il demonio è una realtà e si rendono conto della potenza di Cristo, cari fratelli, eh? Guardate che io ci ho partecipato tante volte e quindi ve lo dico proprio perché
le ho viste chiaramente queste cose, però tanta gente parla senza essere mai andata a questi incontri. E quante persone, mi è capitato, che andavano a questi incontri per la prima volta, si convertivano, si andavano a confessare, dicevano: ma io non pensavo, eppure il Vangelo lo dice, perché tu credevi a te stesso, credevi agli altri, ma non credevi al Signore che parla del demonio. Quindi attenzione bene, l'esistenza del diavolo è una realtà. È inutile che ci vogliamo nascondere, cari fratelli. È una realtà scomoda. È scomoda, sì, però è una realtà. Quindi non credete, e questo sottolineo, non credete a chiunque nella Chiesa dice che il demonio non esiste e che questi sono malati. È falso, perché lui non sa quello che dice. Attenzione bene, ve lo dico con chiarezza questo, eh. Perché una persona posseduta ha delle caratteristiche che non sono le caratteristiche di persone malate. Sappiatelo bene, eh? C'è una differenza fondamentale tra una persona posseduta e una persona malata. Perché io non ho visto mai una persona malata che quando gli dici nel nome di Cristo, dimmi per esempio che cosa ho io in questa tasca, quella persona lo può sapere. Se è posseduta, perché voi non lo potete sapere, una persona malata non lo può sapere quello che io ho in tasca in questo momento, ma una persona posseduta lo può sapere, e così altre cose che una persona non può sapere se è una persona malata, ma una persona posseduta, certe cose che quella persona, come appunto persona umana, non può sapere, la persona posseduta da parte del demonio le sa quelle cose. Questo è uno dei segni che ci fanno capire che la persona è posseduta dal demonio. Vedete, San Vincenzo Pallotti era un esorcista. Quando gli portavano le persone, metteva alla prova per vedere se quella era malata o se era il demonio. Per esempio, prima che entrasse la persona, a volte nascondeva delle cose, ma metteva e diceva: adesso in nome di Cristo, dimmi dove sta quella cosa. E se era il demonio, le sapeva dove stava tutte, dove stavano le cose che aveva nascosto. Perché il demonio sa molte cose che noi non sappiamo, eh? Quindi attenzione bene, eh? È falso quello che dicono quelli che nella chiesa affermassero che qui non è il demonio. Attenzione bene, eh? È falso, e si dovrebbero anche in certo modo vergognare di opporsi alla parola del Signore. Quindi state attenti, perché è un fatto che può capitare, eh? Se ci sono persone di questo genere, sappiate che quello che dicono in questa linea è falso, non è da Dio. Il demonio esiste, questo è un caso di possessione chiara. Gesù dice allo spirito: spirito muto e sordo. Perché muto e sordo? Perché faceva tenere, perché quello spirito rendeva muto e sordo quel bambino. Allora attenzione bene, questo per noi è molto importante. Innanzitutto capire che il demonio esiste, che il demonio ci può possedere gli altri, e capire anche che la messa è la forza più grande contro Satana. Tante volte le persone mi chiamano, dicono: ma appunto io ho questo problema, ho quell'altro, magari in questa zona non c'è l'esorcista, come devo fare? La forza più grande è l'Eucaristia. La confessione fatta bene in profondità, la confessione deve essere fatta bene, soprattutto quando una persona è attaccata dal demonio, oppure appunto si sente vessato dal diavolo in qualche forma, oppure posseduto, si deve confessare bene in quanto può, perché a volte non riescono neanche a confessarsi, però in quanto può si deve confessare. Se non riesce a confessarsi, interiormente deve fare l'atto di dolore per tutti i peccati. Se non si riesce a confessare al sacerdote, perché a volte ci possono essere anche difficoltà in questo senso, lo faccia davanti a Dio e poi quando potrà si confesserà al sacerdote. E poi si deve appunto si deve avvicinare all'Eucarestia, perché l'Eucarestia è Cristo e quando Cristo viene nella persona degnamente preparata, Cristo viene anche per liberare, quindi sappiatelo bene, la forza più grande è l'Eucarestia contro le possessioni, contro gli attacchi del diavolo. Questa è la forza più grande insieme alla confessione, chiaramente. La forza più grande è là, ha un valore infinito.
I sacramentali come l'esorcismo, a che servono? Servono perché l'Eucarestia possa entrare, perché Dio che compie meraviglie attraverso l'Eucarestia possa entrare in quella persona e possa liberarla, quella persona. Servono perché la persona si disponga a che Dio possa liberarla completamente. Quindi la forza più grande è l'Eucaristia. Sappiatelo bene, eh? Sappiatelo bene. Ma uno potrebbe dire, no, perché capita tante, ma io prendo tante volte l'Eucaristia, eppure ancora il demonio mi possiede, eccetera. A parte che ci sono casi di persone possedute che non possono prendere la comunione, che la risputano, la rigettano, perché non la riescono a trattenere, c'è questa misteriosa azione del diavolo che gli fa, ecco, gli fa rigettare la comunione, e quindi bisogna stare attenti in tanti casi. Ma attenzione bene, quando prendi l'Eucaristia, caro fratello, cara sorella, non è detto che subito il Signore ti liberi, perché, come dicevo, il Signore permette la possessione particolare per la tua conversione e santificazione. Più noi siamo trasformati in Cristo, più Cristo vive in noi, più il demonio se ne deve andare. Più invece noi siamo, ecco, lontani dalla santità vera, e più il demonio evidentemente ha potere su di noi. Ecco, allora vedete, è importante non soltanto prendere l'Eucaristia, ma fare un cammino di santificazione, perché Gesù ci trasforma in sé. E come dicevano certi santi, si arriva a un livello spirituale alto in cui il demonio non può più avere a che fare con noi, perché siamo pieni di fuoco spirituale di Cristo, e quindi il demonio non ce la fa più a resistere in certo modo. Cioè, quando noi arriviamo a quella soprattutto grande santità a cui Dio vuole portarci, anche le possessioni più terribili finiscono, perché Dio vuole portarci attraverso quelle possessioni a una grande santità, a una grande santità. Dio non vuole che noi, che la nostra bocca proferisca bestemmie come capita in questi casi di possessione. Dio vuole servirsi di noi per diffondere il Vangelo, non per diffondere bestemmie o parole diaboliche. Quindi Dio, a un certo momento, se noi siamo pienamente aperti a Lui, Dio ci libera. Il problema è arrivare a quei livelli di santificazione per alcuni, che possono essere livelli molto alti. Allora, vedete, ringraziamo il Signore che ci ha dato questi insegnamenti, e voglio concludere dicendo una cosa: non dobbiamo avere paura del diavolo. Attenzione bene, eh? Non dobbiamo stare a pensare al demonio, non dobbiamo pensare che la gente ci vuol far male e vuole farsi intermediaria di Satana per il nostro male. Noi dobbiamo pensare a Dio, dobbiamo pensare a seguire Cristo, non dobbiamo avere paura del diavolo, cari fratelli, né di queste persone malvagie, perché ci sono persone che poi entrano nella psicosi, nel terrore, quello mi fa il maleficio, quell'altro mi attacca da parte del diavolo, questo, quell'altro. Ma figlia mia, figlio mio, tu sei di Cristo. Tu devi vivere la tua vita sapendo che tu sei di Cristo, sei della Trinità, e Dio rispetto a Satana è infinitamente grande. Satana è zero rispetto a Dio, eh? Quindi non dobbiamo avere paura. Se stiamo con Dio, non dobbiamo avere paura del diavolo, perché allora vuol dire che la nostra fede o non c'è o è molto debole. Noi non dobbiamo avere paura del diavolo, cari fratelli. Dobbiamo temere soltanto Dio. Quindi le cose che io vi ho detto non vi devono servire per terrorizzarvi, vi devono servire per prendere coraggio da Dio, per combattere Satana. E vedete che il Vangelo di oggi ci dice non soltanto che Gesù ci vuole liberare se ne abbiamo bisogno da Satana, ma ci dice che Gesù ci vuole rendere simili a sé, perché noi con Cristo dobbiamo trionfare su Satana, dobbiamo combattere Satana, dobbiamo essere appunto non soltanto forti per noi stessi, ma anche dobbiamo aiutare gli altri a liberarsi. Perché
Quindi non abbiate paura quando magari sentite che qualche persona è posseduta dal demonio, eccetera, eccetera. Non dovete avere paura di queste cose, ma dobbiamo pregare per queste persone. Dobbiamo aiutare queste persone a liberarsi. Quindi dobbiamo pregare per loro, non dobbiamo fare l'esorcismo, perché l'esorcismo lo può fare il sacerdote. Nominato dal vescovo, ma dobbiamo pregare. Che preghiere dobbiamo fare? Se voi dite un rosario o addirittura quattro rosari, vedete che botta che date per la liberazione di quella persona, cari fratelli. Perché se noi affidiamo quella persona alla Madonna, se noi con il Santo Rosario e quindi l'affidiamo a Gesù e alla Trinità, magari fratelli, voi pensate che la Trinità non vuole, ecco, liberare quell'anima, o la Madonna non vuole più di voi la liberazione di quella persona? Allora preghiamo, preghiamo con le preghiere che la Chiesa ci ha insegnato, il Santo Rosario, i Salmi, leggiamo la parola di Dio. Non dobbiamo temere, ma dobbiamo pregare e aiutare queste persone che tante volte, guardate, sapete chi sono i più poveri dei poveri, tante volte? Sono proprio queste persone tante volte che non soltanto sono attaccati dal demonio internamente, ma tante volte anche da noi cristiani non sono aiutati. Cari fratelli, apriamo gli occhi e io spero che il Papa attuale possa metterci le mani su questa situazione, perché bisogna aiutare queste persone, invece tante volte possono trovarsi non aiutate non soltanto dai fedeli. Ma a volte potrebbero essere anche i sacerdoti che non le aiutano, e invece questo non deve essere, perché che cristiani siamo, sacerdoti e fedeli, se Cristo liberava le persone dal demonio e noi le lasciamo nelle mani del diavolo e non le aiutiamo? È una cosa gravissima questa, cari fratelli, è una cosa scandalosa. Sappiatelo bene e non ci dobbiamo nascondere, questa è una delle cose veramente gravissime quando si verifica, perché queste persone vanno aiutate, non vanno abbandonate. Ma tu, appunto, tu tante volte, appunto, si trovano queste persone che pure sono possedute e dicono: no, ma tu devi andare allo psichiatra. Ma quale psichiatra che sei tu, sacerdote, tu vescovo che li devi aiutare, altro che storie. Siamo noi che dobbiamo aiutarli quando sono posseduti dal demonio, non che li mettiamo in mano agli psichiatri. Che cosa vuol fare lo psichiatra se quella persona è posseduta da Satana? Era Gesù che liberava da Satana. Cari fratelli, allora preghiamo intensamente perché siamo forti contro il diavolo e possiamo aiutare queste persone. Tutta la Chiesa aiuti queste persone perché si liberino dal demonio, e concludiamo affidando tutti noi e loro alla potente intercessione della Madonna, perché ci renda forti, perché ci renda vincitori su Satana. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.